Siamo qui con Diego Minnoni. Diego Minnoni è una specie di rapper, si può definire un rapper moderno e adora cantare canzoni rappate, anche scritte da lui magari alcune volte. E ecco, è la sua attività, diciamo che è il suo hobby. E allora noi volevamo sapere come mai... Diego, ecco, non gliene frotte proprio un cazzo. Ecco, volevamo sapere come mai lei ha deciso di intraprendere questa specie di carriera nel rap, insomma, come mai adora rappare le canzoni, cantare canzoni rap? Ci faccio sapere. Prima la cipolla. Mi sembra che è un po' drogato. Passiamo a un altro argomento. Lei come mai canta delle canzoni, ecco, molto, vogliamo dire, espressive? Sozze, esatto. Come mai ha deciso di cantare questo tipo di canzoni? Come mai? Per far ridere. Per far ridere chi? Me, che le scrivo, è un divertimento, e chi l'ascolta. Ah, ok. Però, insomma, lei vuole dire che fa musica per gli altri o soprattutto per divertimento, solo per se stesso, insomma? Ho iniziato per divertimento, dopo se piace agli altri, continuo. Certo, quindi, insomma, la sua non è un'attività di lucro, ecco, questo è sicuro. Parliamo quindi di altre attività... di divertimento, insomma, di piacere, quindi canzoni che riguardano argomenti un po' piccanti, insomma, abbastanza elevati, e queste sono le canzoni rap, elevati. D'altra parte non possiamo fare certi gesti, certe argomentazioni, però adesso cambiamo argomento ancora una volta e parliamo di musica. Cazzo, capito. La musica, perché il rap... Sì, è un genere di musica, però è entrato molto dopo nell'ambito musicale, nella musica. Quindi io vorrei sapere, secondo te, il rap è un genere, diciamo, che adatto a chi? Adatto, che può essere considerato musica o non è proprio musica, diciamo, reale, ecco, se vogliamo definirla reale, secondo me reale, ecco. Secondo me no. Secondo te cos'è appunto il rap allora? È uno sfogo. Uno sfogo in che senso, però? Scusa. Di San Antonio. Avevo capito che è un po' matto questa persona. Però comunque, alla fine dei giochi, insomma, volevamo sapere, se tu fai queste, insomma, scrivi queste canzoni, ci sarà un motivo effettivo? Cioè, solo per gusto, insomma, o anche per... potrebbe diventare anche un lavoro? Facci sapere questo, insomma. Non lo so, magari. Magari. Quindi potrebbe anche essere una possibilità, insomma, da prendere in considerazione, giusto? A me piacerebbe. Come papetta. Insomma, ecco, noi abbiamo parlato con il grandissimo, immensissimo, deficientissimo, mattissimo Diego Minnoni. Ecco, una persona un po' cretina, diciamo la verità, ecco, che si considera una persona... fuori dal comune, un po' deficiente. Comunque alla prossima puntata ci vediamo, ecco, saluta Diego. Di ciao. Buonasera a tutti, ci vediamo alla prossima puntata, mitici, ciao. Si è stufato a me, no? No, no.